Consiglio regionale al giro di boa, rinnovati all'unanimità i vertici delle commissioni. La targa del Consiglio regionale a Nana Malaschia, l'attivista georgiana. Cultura, donata al Consiglio un'opera della mostra Enduring Freedom. Sono state rinnovate le cariche istituzionali delle 7 commissioni permanenti del Consiglio regionale al termine del passaggio di metà legislatura. Presidenti e vicepresidenti sono stati tutti confermati all'unanimità e hanno colto l'occasione per annunciare gli impegni per i prossimi 2 anni e mezzo. Iniziamo ascoltando gli esponenti della prima commissione, Affari istituzionali, Programmazione, Bilancio. Oggi è stata l'occasione della riconferma dell'ufficio di presidenza della prima commissione. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come presidente di commissione per questa seconda metà di mandato, una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima commissione, prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio, ai documenti di economia e finanza, ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. Ma devo dire che sono particolarmente soddisfatta della riconferma vicepresidente, segno che in questa commissione abbiamo cercato per quanto possibile di trovare dei punti d'incontro e un equilibrio anche nell'ambito di quelle che sono, diciamo, le attività che caratterizzano il nostro lavoro. La nostra commissione è una commissione che si occupa di atti finanziari, di tutto quello che è poi la legislazione in generale. Riuscire a trovare un equilibrio e un metodo di lavoro è molto importante, anche perché questo segna anche l'efficienza della commissione. La seconda commissione, sviluppo economico e rurale. Assolutamente soddisfatta per questa riconferma, sarà un lavoro importante per i prossimi 2 anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte, che sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. È il secondo tempo di una partita giocata all'insegna del coinvolgimento e della condivisione. Non sono mai mancati gli spunti critici, ma sono sempre stati propositivi. Questo dobbiamo ringraziare l'ufficio di presidenza di questa commissione, la presidente Bugetti, e lo spirito collaborativo di tutti gli altri componenti della commissione. E l'obiettivo ora chiaramente è cercare di fare il punto su quelle che sono le sfide più importanti di questo mandato per tutti i toscani. La terza commissione, sanità e politiche sociali. Abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà della legislatura regionale, quel lavoro degli Stati Generali della Salute. Ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario, dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica, e quindi ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura. Sono contento, insomma, che tutta la Commissione, il Consiglio regionale tutto, abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'Ufficio di Presidenza tutto abbiamo fatto. E abbiamo lavorato bene in questi 2 anni e mezzo. Per quanto mi riguarda, faccio il vicepresidente, quindi sono il rappresentante dell'opposizione all'interno di quella che è la commissione forse più significativa della regione, cioè quella sulla sanità, gli affari sociali e lo sport. Sono onorato di avere questo ruolo e mi impegnerò come ho fatto fino adesso. La quarta commissione, territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture. Ringrazio il Presidente per la proposta e i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico, ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi 2 anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi, primo fra tutti il piano dei rifiuti che ci vedrà impegnati in sede di audizione, di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi e con l'aiuto, credo, dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro.
qualità di vicepresidente continuerò ad occuparmi di temi a me cari, dall'assetto del territorio all'ambiente, allo sviluppo delle infrastrutture. Abbiamo grandi temi che ci aspettano, in modo particolare attualmente il piano dei rifiuti, e continueremo a lavorare naturalmente ciascuno dalle proprie posizioni, come abbiamo fatto fino ad oggi per 2 anni e mezzo, fino alla fine della legislatura, e sono per questo orgoglioso e contento di portare avanti questo lavoro. La quinta commissione, istruzione, formazione, beni e attività culturali. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi 2 anni e mezzo, abbiamo avviato gli stati generali della cultura in Toscana che si stanno avviando alla fine, insomma è stato un periodo denso di scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale, che a volte sfugge ai più per le dimensioni e per l'importanza di questa quota di lavoratori, e devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. I lavori di stamani sono proceduti regolarmente, è stata confermata la presidenza, la vicepresidenza, me compresa, e quindi niente, si continua a lavorare con gli stati generali della cultura. È portare a termine gli stati generali della cultura, un lavoro che abbiamo iniziato già da molti mesi, che continua a proseguire per fare una nuova legge sulla cultura in Toscana. Confermati anche i vertici della commissione di controllo. La commissione controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale. Una commissione si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza fra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente, ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della giunta e dei dirigenti, e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè delle tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica consuntivo del bilancio generale della Regione e del Consiglio regionale, con il giudizio di parifica della Corte dei Conti, quindi un ruolo che insieme al Vicepresidente Pieroni, insieme alla Segretaria Silvia Nofri e a tutti i membri della Commissione stiamo svolgendo, ripeto, tentando di recuperare a questa Commissione il ruolo che le spetta di cerniera fra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta. Mi fa piacere ovviamente continuare il lavoro nella Commissione Controllo, che rappresenta uno strumento utile anche per tutti il Consiglio regionale per approfondire, ecco, quegli aspetti di coerenza fra l'azione amministrativa del governo regionale e gli strumenti e gli atti di pianificazione e di programmazione che invece sono propri dell'Aula e dell'Assemblea consiliare. Anche la Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali prosegue il lavoro con il medesimo assetto. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa Commissione, e la cosa più importante alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra Commissione, un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante, e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Ma intanto devo dire che in questi 2 anni e mezzo l'Ufficio di Presidenza e tutta la Commissione ha fatto sì che diventasse qualcosa di istituzionale e soprattutto di prendere un pochino più forza e all'interno proprio del Consiglio stesso. Per cui siamo decisamente molto felici di questo percorso, di questo cammino. Abbiamo già fatto delle cose interessanti. Il futuro che cosa? Cercare di far capire e magari di allargare la platea di coloro che sono un pochino più scettici sul discorso dell'Europa, cercare di essere più vicini ai giovani, più vicini soprattutto alle scuole, per cercare di aprire ancora di più quelle porte che sono fino ad oggi troppo chiuse delle istituzioni, e far allargare proprio tutta la conoscenza di quello che dovrà essere il futuro di questa Europa. Un'Europa che va cambiata sotto certi aspetti, ma sicuramente un'Europa forte e decisa.
Il Consiglio regionale ha ricevuto l'attivista georgiana Nana Malaschia nell'ambito delle giornate dell'Europa. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, ha registrato la partecipazione di tutti gli esponenti del Consiglio regionale. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tante altre ragazze, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. La libertà è come un fiore, va innaffiato giorno dopo giorno e noi, anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana, vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati, non siamo e non saremo indifferenti e non ci volteremo dall'altra parte e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione Europea, entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà. Durante l'incontro è stata consegnata a Nana Malaschia una targa del Consiglio regionale. Però riuscimmo, piccolo prom, tre strade che mi ha cavato, su cui aris erterti zlieri mkhardacheri signali, cartoli khalkhis mkhardacheri signali. Penso che già la mia presenza qua oggi è un segnale di sostegno da parte dell'Europa. Cartoli, ჩვენ მსიტყვაშიც აღნიშნეთ და ვთქვი, რომ ჩვენ ვიბრძვით ევროპული ღირებულებებისათვის, ევროპული მომავლისათვის, ძალიან ბევრ დაბრკოლებასთან ერთად. და ეს დაბრკოლებები არის, რა თქმა უნდა. Ok, Modi. Allora, come popolo georgiano, stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come paese e stiamo forti nella nostra lotta. In Pirobebshi, Rodesats, Sakartvelo, Sakartvelo, 20% aris okupirebuli Rusetis mier, da Dedakalakida Normuts kilometrshi dgas Rusuli jari, Kartveli khalkhi, itsavs Evropul ghirebulebebs da ibrzvis Evropuli momavlisatvis. Come avevo detto anche nel mio discorso, questa nostra lotta è molto difficile del popolo georgiano perché, come sappiamo anche adesso, nel 2023, solo 40 km a distanza dalla capitale georgiana, Tbilisi, c'è la presenza dei militari russi. E quindi noi combattiamo per questi diritti, per avvicinarci all'Europa in queste condizioni molto difficili. Dai, amici miei, ho chiesto a chi è Amito Molodini Guax Magali, Cartoli Halchi, Esaris Aramarto, Cheni Story Uli Archeva, Nesaris Cheni Eronuli Idea, Cautet Europoli Ojahis Euri. Non è solo la nostra scelta come popolo, ma proprio l'idea storica nostra della Georgia come paese di integrarci nell'Unione Europea. E nonostante la difficoltà che abbiamo, nonostante gli ostacoli che continua a metterci la Russia, continuiamo con tutta la nostra forza che abbiamo a combattere e cercare in ogni modo di integrarci nell'Unione Europea. Da Picropro Cartoli Halchi Nam Duilad Dres Cartoli
Kartveli khalkhis mistrapaba imsakhurebs rom chven gavxdet am namdvilad evropuli ojakhis tsevri. Რა თქმა უნდა, დღესაც გრძელდება ბრძოლა ევროპული ღირებულებებისათვის და ევროპული მომავლისათვის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ვერავით არის გარე და შიდა საფრთხეები ამ პროცესს ვერ შეაჩერებს. E penso che il desiderio, così grande volontà del popolo georgiano di integrarsi nell'Unione Europea merita accoglienza. Perché durante tutti questi anni ha combattuto sempre e capisce benissimo, si rende conto della situazione difficoltosa, ma nonostante questo tutte le minacce da parte della Russia continua e cerca di arrivare al suo obiettivo. Ერთადერთი თუ შეიძლება რომ გამოვიყენებ საშუალებას და ვიტყვი ერთ რამეს. Se posso usare questa possibilità e dire una dichiarazione, fare una dichiarazione. Es aris dres centuis meore gildo, pirveli gildo me miwire sakartvelos prezidentiskan, ghirsebis medali. Da var zalyan bednieri dres meore am ak moçvevit da am meore gildostvis da var bednieri radganis es aris simbolo chveni ქართველი ხალხის მხარდაჭერისა იტალიელი ხალხის მიერ და რა თქმა უნდა ტოსკანის პრეზიდენტ რეგიონული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო მაზეოს მიერ მადლობა მინდა აქვე საჯაროდ მოუხადო მას ამ ჯილდოსთვის. Volevo accennare che io ho già ricevuto una medaglia d'oro dalla presidente georgiana Salome Zurabishvili, mi ha conferito questa medaglia d'onore. Adesso oggi ho la seconda possibilità di ricevere medaglia da parte della regione toscana e voglio ringraziare il consigliere della regione toscana Mazzeo per questo grande onore che mi ha dato la possibilità. Რა თქმა უნდა, ასევე ფრანჩესკო გაზეტისაც და მე ვარ დღეს ბედნიერი აი ამ ხარდაჭერისთვის. ეს არის სიმბოლო ქართველი ხალხის მხარდაჭერისა და თან არ შემიძლია არ თქვა, რომ ვარ ასევე სევდიანი. E volevo ringraziare appunto per il sostegno per il popolo georgiano, perché la mia presenza qua in regione toscana proprio rappresenta questo, non solo per me, verso di me il ringraziamento, ma il sostegno proprio per il popolo georgiano. Ma nonostante questo volevo anche ammettere, volevo dire che sono triste per un evento. Sevda imisa, ro dges aktsiis monatsileebis mimart gzeldeba usamartlo sasamartlo protsesebi. Sono preoccupata per i manifestanti del marzo che fino ad oggi continuano contro di loro i processi e alcuni di loro sono ancora in attesa di una decisione della magistratura che non è libera in Georgia. Ხოლო ერთ-ერთ მათგანს 21 წლის ბიჭს 7-დან 11 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. E uno di questi manifestanti, un ragazzo giovane solo di 21 anni, rischia il carcere da 7 a 11 anni. Ბრძოლა ევროპული ღირებულებებისათვის, მომავლისათვის გრძელდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხი აუცილებლად მიიყვანს ამ ბრძოლას ბოლომდე. Რა თქმა უნდა, თქვენი მხარდაჭერით. La lotta per i valori europei, per la libertà e la democrazia continua, naturalmente con il sostegno del popolo europeo. Bambini afghani di Jonathan Soliman a Wadalla entra ufficialmente nel patrimonio del Consiglio regionale. L'opera dell'artista fiorentino era stata esposta nell'ambito della mostra di pittura e grafica Enduring Freedom, organizzata allo scopo di raccogliere fondi a favore della popolazione afghana. Un'altra opera d'arte va a arricchire il patrimonio del Consiglio regionale. Io voglio ringraziare Eterotopie perché alla fine di una delle più belle mostre che abbiamo ospitato in Consiglio regionale ha deciso di donarci quest'opera, un'opera molto forte, un'opera
che arriva dritta al cuore, un'opera che però manda un messaggio, il messaggio di cercare di costruire un mondo migliore, che non può essere il mondo che ho alle mie spalle. La mostra Enduring Freedom ha visto un gruppo di giovani artisti cimentarsi con l'idea della guerra e tutte le immagini che sono collegate alla guerra e ai paesi che sono in guerra. Hanno omaggiato queste tragedie con tanti lavori potenti, a loro modo straordinari. Oggi ne donano uno al Consiglio regionale, che li ha sostenuti in questa loro esposizione e facendo il catalogo della mostra e contribuendo all'esposizione che fu presso il Kennedy Center for Human Rights di Firenze. Hanno scelto di regalare al Consiglio una delle opere, a mio avviso, più belle ma anche più inquietanti tra quelle esposte, che raffigura un gruppo di ragazzi che giocano con delle pistole giocattolo, una immagine che non ci farebbe nessun effetto in un contesto pacifico e nel contesto delle nostre città, ma che nello scenario di un paese che si intuisce dal quadro essere un paese di guerra porta alla luce tutta la potenza distruttrice della guerra, dell'aggressività e come essa penetra poi nella quotidianità e nella vita di tutti. Ecco, quindi io li ringrazio per questo gesto e spero che noi al Consiglio cercheremo di valorizzare quest'opera, di renderla visibile perché scuota molte coscienze e aiuti tutti a costruire un mondo dove ci si guarda gli uni gli altri consapevoli di ciò che vuol dire fare la guerra. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando il link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.